Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Chioggia. Abbiamo già seguito in diretta la manifestazione di pescatori di Chioggia del Delta per il caro gasolio, soprattutto perché sta creando non pochi problemi al comparto. E adesso proviamo ad ascoltare un po' di protagonisti di pescatori del Delta, il sindaco Pizzoli, vari rappresentanti della categoria. Raffaele Crepaldi, rappresentanza anche di Porto Tolli in questa manifestazione di Chioggia. E diciamo che il focus è l'aumento del carburante, esatto, ma non solo. Esatto, è l'epilogo di una crisi del settore della pesca che è aumentata proprio con questi aumenti del gasolio. E teoricamente tutta la politica comunitaria è sempre più stringente e gli aumenti del costo del gasolio mettono proprio in crisi tutto il settore. Infatti i pescatori, tutti gli armatori anche della mia cooperativa, la cooperativa Pilamare, hanno deciso di aderire allo sciopero nazionale che li ha visti fermi tutta questa settimana. Questa mattina consegniamo le licenze ai sindaci in modo da riconfermare il disagio che c'è del settore e con la speranza che il governo nazionale trovi delle soluzioni per permettere ai pescatori di andare a continuare la loro attività. Ecco, tutte le marinerie dall'Adriatico al Tirreno. Esattamente. Secondo lei che speranze avete di poter incidere o perlomeno di ottenere qualche risultato? So che ci sono già stati incontri, il governo si è ieri, in questa settimana il sottosegretario, il ministro Battistoni ha accolto ieri una rappresentanza a Roma e stanno trovando delle soluzioni, speriamo che arrivino presto anche per sostenere gli imbarcati e quindi sostenere il lavoro di tutta la filiera del settore. Ecco, secondo lei quanto incide in ogni caso l'aumento della crisi ucraino-russa? Anche lì c'è un grosso punto di domanda, perché sembra che non ci sia proporzionalità fra l'aumento del gasolio agevolato per la pesca e l'incidenza che ha dato poi il momento tragico e drammatico che stiamo vivendo adesso con la guerra in Ucraina. Speriamo che non sia la solita politica in cui qualcuno cerca di guadagnare sulle spalle dell'ultimo anello della catena. Oggi veramente le famiglie sono in grossa difficoltà e dobbiamo aiutarle in tutti i modi e vogliamo delle risposte, ma delle risposte concrete, dei fatti, non solo delle parole. Intanto credo che per quanto riguarda il carburante, la sospensione delle accise sarebbe già una risposta fondamentale per abbassare il costo e poi trovare quegli aiuti, come è stato fatto già in un primo decreto legge, in un primo emendamento, trovare quegli aiuti che possano sostenere il mondo economico, altrimenti veramente credo che a ruota le famiglie poi interessate e quindi tutto il mondo economico, non solo quello della pesca, oggi veramente è in grossa difficoltà. Tania Bertaggia, assessore alla pesca del comune di Porto Tolle, forse l'assessorato più impegnativo perché tanti pescatori, tanti problemi. E l'ultimo problema dell'aumento del carburante ve l'aspettavate? O non ci voleva? Beh, non ci voleva sicuramente, un po' ormai sono mesi che il carburante sta aumentando, adesso siamo arrivati un po' all'apice di quello che è di quelli che sono gli aumenti, però si trascina ormai da mesi. A questo punto è assolutamente insostenibile per le imprese di pesca produrre e continuare a uscire in mare perché non hanno l'utilità economica, quindi vuol dire lavorare sostanzialmente sotto costo. Questo si riflette poi su tutti gli altri settori economici. Parlo per Porto Tolle, si regge principalmente sulla pesca, come sappiamo per noi è la principale attività economica, su questa vivono tutte le famiglie e anche l'indotto che ruota attorno chiaramente è importante. Semina, Cuneo Salino, tanti problemi che purtroppo nel Delta ci sono per la pesca, questo si aggiunge, però sappiamo che voi vi state muovendo molto bene, avete avuto anche dei ristori importanti e quindi anche lei fiduciosa o preoccupata? Beh, che dire, entrambi, nel senso moderatamente preoccupata. Diciamo moderatamente preoccupata, dal canto nostro c'è sempre, credo, il massimo impegno, credo che questo l'abbiamo trasmesso a tutto il settore della pesca, noi siamo sempre stati prima linea con i nostri pescatori e faremo l'impossibile per sostenere le loro ragioni, per garantire lo svolgimento delle attività e consentire quello sviluppo che il nostro Delta merita, e anche grazie ai pescatori perché loro sono quelli che ci permettono chiaramente di raggiungere quei livelli che noi tanto speriamo. Lei è molto pragmatico,
di solito risponde chiaramente alle domande. Secondo lei quanto successo può avere tutte queste manifestazioni che sono in tutte le parti d'Italia, dal Tirreno all'Adriatico allo Ionio, ha fiducia? Io ho fiducia perché quando le persone si muovono, quando le istituzioni si muovono, c'è l'obbligo di ascoltarle. Poi sono convinto che al governo i nostri rappresentanti devono agire, perché credo che oggi sia agli occhi di tutti, di qualsiasi cittadino, insomma, quando fai la strada e vedi la tabella del carburante e vedi il metano a 4 euro, credo che insomma, no, parlando direttamente con i nostri cittadini, con i nostri ascoltatori, credo che le viviamo tutti quando andiamo a fare la spesa, quando in qualsiasi situazione. Io a memoria non ricordo una consegna simbolica così massiccia da parte di pescatori, quindi la sensazione è quella che veramente è un grido d'allarme chiaro, inequivocabile, che quindi merita attenzione, merita rispetto da parte delle istituzioni. Penso che la presenza di noi sindaci, sindaco di Chioggia, sindaco di Porto Tole e anche sindaco di Caorle, che è qui, diciamo, anche se impegnato a Caorle, ma è qui con noi, al nostro fianco e al loro fianco. Quindi ho chiesto ieri a Roma, risposte concrete che devono arrivare dal Nazionale, dal Ministeri, ma dobbiamo attendere risposte chiare e concrete anche per il mondo della pesca, per questo settore importantissimo per la nostra città. Portate i nostri saluti ad Ancona, come ha detto Elio, se siete giù, fate capire ai sindaci, se saranno presenti, che dobbiamo far squadra anche in questa partita. Ok? Grazie a tutti, buona giornata. Applausi.